Dio! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sulla seconda parte di Competition is Life, parte 4, però lo chiameremo episodio 5 per comodità. Come già annunciato nell'episodio di lunedì scorso, che se non avete ancora visto, meglio che andate a vedervelo, ve lo lascio sulla i qui in alto a destra. Oggi ci saranno più catture, più combattimenti e molta più azione. Dunque ragazzi, anche per questo video superiamo i 100 like, mi raccomando ragazzi, conto su di voi e non fate quelli col braccino corto. Quindi direi, lasciate tanti mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciatemi qua sotto dei bei commenti e dunque direi, via con la sigla. Sto cercando di fare selezione della taglia aumentando il numero di bigattini sul lamo e sono tornato in Rubazien per vedere, perché all'inizio ho avuto qualche mangiata, però era un po' sfuggente. Magari vediamo se è arrivato sotto il pesce un po' più grande. Per la giornata di oggi ho preparato tre lenze, 1,50, 1 e 4 grammi vela. Ora come ora vedo che il grammo e 50 è quello più adatto, perché comunque ha una presentazione morbida, però riesce ad andare giù sul fondo abbastanza velocemente ed evitare le alborelle. Lenza madre del 12 e terminale dello 0010. Nel caso di pesce di taglia, sarà da giocarsela. Qui prova a vedere un attimo qua sotto. Una scardola, su mezzo, una scardola da mezzo chilo. Ma bello che so che ti è, ti si buono. Il problema è che la sbaglio. Metti la mano ancora più piccolo, metti 22. Ce l'ho. Big. Porca. Bene, come avete appena visto, si è bloccato il frame. Per un semplice motivo, si è scaricata la batteria della GoPro. Ditemi, tra tutti i momenti di vuoto, ho avuto anche 20 minuti di fila senza fare una mossa, quando si deve andare a scaricare la batteria, quando prendo un cefalo da un chilo e passa, e in combattimento non posso star là a cambiarla perché comunque sono in gara, e se mollo la presa rischio di perdere il pesce. Vado a mettere su un'altra batteria
ed era scarica. Quindi mi sono perso pure il pesce dopo, perché sono andato a calare, faccio per cambiare la batteria, parte il pesce. Il bello è che erano tra i pesci più grossi che ho fatto oggi, ovvero un bel cefalo sul chilo e mezzo, chilo e sette, e un bel cavedono sul chilo. Oggi mi sa che non è giornata. Mi sa che non è giornata. Tiago, probabilmente. Bello scuro. Ok, devo far piano. Ho lo 0,10. È un bel pesce che potrebbe portarmi un vantaggio. Dunque devo aver calma, non agire troppo di fretta. E soprattutto cercare di non far tagliare quello 0,10 sulla nassa o sulle rocce che ho sotto i piedi. L'elastico è uno 0,5 cavo, quindi è abbastanza morbido, ma comunque è attirato, però il pesce se l'ha portato fuori tutto. Sono veramente forti sti cefali e con lo 0,010 mi stanno facendo dannare. Se vien su, guarda, ho l'1,6 di... stancarlo è il problema. Dai, 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 dai. Ma fa culo, ma fa culo. Vai. Bene, è entrato in guadino, un bel pesce direi. Questo pesce dovrebbe teoricamente portarmi in un vantaggio, però non so, vedo gli altri in fondo che catturano, non ne ho la minima idea. Però l'importante è averlo portato in nassa ed è un gran bel pesce che comunque fa il suo peso. Sì. Vedo Amastea svolarsi. E la mia ancora qua.
Sì. Ma è una nuova tecnica rivoluzionaria. L'è molto più sensibile. Sì. No, che mi sa che aveva un gommino. Quello è coda. No, due cefali, un cavedano, una scardola, un micro cavedano, una scardoletta proprio micro. Vabbè, ma dai. Non esistono neanche più. Allora il culatone del giorno sei tu, Cristian. Mollalo lei, non per buttare la testa, mollalo direttamente. Solo quello. Ho solo quello. Io va? Oh! È Siago! Guarda il Siago! Come no? Ma dai, e fa peso! Dai. Ma quasi quasi, no. Basta che non te lo metti in naso, no. Riconosco. Già non ho un cazzo in casa. Ho mezzo chilo adesso. Adesso non lo esageriamo. No, calma. Calma che no, così tanta voglia di pescarmi. Bella. Siegolo. Adesso ti ammazza. Padre e figlio ammazzano concorrente perché gufata male. Ecco perché vai. Vi siete messi d'accordo male. Canker. Mi sono stufa. Bisogna pasturare. E te farie bene, socio. Urca. Se c'è per Siago all'inglese sono a posto. Ah, insomma. No, io ho l'alborella. Ok ragazzi, mancano 15 minuti. Prendo la canna in mano perché se adesso parte un pesce che sicuramente non può essere piccolo. Ho pasturato, ho buttato giù di tutto. Se c'è un pesce viene fuori un bel pesce affamato. Se non è così arriveranno comunque dei pesci di taglia non grandissima, però devo essere pronto perché comunque se sono là a fianco agli altri avversari come peso devo riuscire a tirare fuori più pesce possibile. Prendo la canna in mano per essere subito pronto a afferrare alla prima mangiata che vedo e speriamo bene. Merda, ma anche ho anche lasciato a casa lo sgrassatore. Era maschio? No, non ho lo sgrassatore. Era trans. Enorme. Era che? Intanto è tutto lì. Avrò 200 alborelli, tutte di là. Roba che qua sotto non le hai. Wow. Dio!
Dai che spacchi. Dai, Cristian. Aspetta che ti lancio sopra. Ok. È arrivato il pesce grosso. Sarà una carpa, penso sui 2 kg e passa. 0,10. Carpa, 15 minuti. Devo riuscire a gestirmi bene il tempo per tirarlo fuori. 15 minuti sono un lasso di tempo relativamente lungo, però quando c'hai un pesce così in canna, hai un filo così sottile e devi cercare di portartelo a te, però non hai tutto quel tempo, quindi sei stressato, sei ansioso, l'errore è facile da fare. Quindi sangue freddo e tanta concentrazione. Vuoi lasciarti là a posto? Sono così cattivo. No, lo perdo, te lo dico io. Non è in grado. Anzi, se lo vai in acqua. Vai in acqua. Porca. Cosa? Devi andare in acqua, quello, lascialo lì. Ok, il pesce sembra stia venendo incontro, sicuramente non è stanco perché per aver fatto una partenza del genere, aver tirato l'elastico così tanto, di sicuro non sarà un osso facile. Però potrebbe essere anche un siluro, il che mi farebbe perdere tempo, perché il siluro non è conteggiato tra il peso, è stato rimosso proprio quest'anno. Il siluro non può essere portato alla pesa praticamente, non ha valore, anzi dà penalità. Non so. Troppo grosso. 12 minuti, cala sempre di più il tempo e il pesce ha veramente tante forze e sarà difficile tirare fuori. Non la tira fino a 12 minuti. Mi butto dentro, tieni la canna. Voglio metà peso però. Da 11 minuti. Ma chiama, non state a fare zappare la l'angoscia. 11 minuti è lunghi. Poi dopo io distraggo i direttori di gara qua. Brava Cristina. Ma lo tira su, è quello che tira su. Ma o lo cazzo davanti qua di no? Va piano, fallo corno. Io capire che cazzo che lei. Ma è un siluetto di merda. Lei è un siluetto di merda. No, davvero, le pipiccioni da chi altri. Tutto questo tempo sprecato per un cefalo che è il più piccolo che ho preso oggi. Cioè, è sempre un buon pesce, però... Dai, aspettavo un pochino, ma dico un chilo in più, non dico tanto. Che ho bisogno di quel peso per vincere. Ma dai, guardiamo il lato positivo. L'abbiamo portato in nassa ed è sempre un po' di peso in più. O che altri non gli ha fatto tutto sto casino? Tutto. E che le zappa sotto l'occio. Non so se te vede l'elastico. Perché lei ci ha passato sotto l'occio? Lei ci ha passato fuori. Ai. Mio dito, adesso ci ha passato la carpa da docchi. Cioè, è andata davanti a Cristian. No,
No, dai, ah, no, scusa Tommy. No, forse 4, ma tu. Tra l'altro là in fondo là un culo. Lei è un piccolo problema, un attimo che. Lei è un problema tecnico qua. Ciao, cambia punta, mi sono stufa. Super ultra light adesso. Se non i ciape così, i ciape così. Ragazzi, primo, con ben quasi il doppio del peso del secondo. Beh, direi che è andata bene, molto bene. Mi sono riuscito a portare a casa una bella vittoria. Anche perché, se vi ricordate, per colpa che del lavoro che ho saltato una gara, ho un bel po' di svantaggio dal primo. Speriamo che nelle prossime gare i miei avversari, anzi, non riescono a starmi dietro e comunque arrivare magari non secondo ma terzo, quarto, quinto, sesto e via così, e io riuscire a vincere perché ho bisogno di punti. Devo recuperare un bello svantaggio. Dunque, grazie ragazzi per avermi seguito anche in questo episodio. Mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Come sempre, venerdì nuovo video. E preparatevi ragazzi, perché ho già registrato il sesto e settimo episodio di Competition is Life. Sarà una battaglia veramente veramente dura. Quindi ragazzi, direi di aver detto tutto. Per questo video è tutto. Ciao a tutti.